Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Giancarlo, 55 anni, paziente diabetico, paziente in dialisi, ovviamente ha tutta una serie di problemi di natura vascolare, compreso il deficit erettile. Con Giancarlo ci siamo conosciuti 10 anni fa, 10 anni fa non si è sentito di fare questo percorso chirurgico che io gli ho proposto e che stiamo per affrontare, ovviamente l'impianto di una protesi peniena idraulica tricomponente. Siamo arrivati alla decisione, perché Giancarlo è esasperato, di andare in sala operatoria e risolvere finalmente questo problema. Giancarlo sta qui, ci racconta un pochino quello che è stato il suo percorso e quello che ha fatto nel periodo in cui ci siamo persi di vista, cioè da quando gli ho detto di fare l'impianto a oggi. Vai, Giancarlo, raccontaci. Che sono 10 anni ci siamo conosciuti, sono venuto dall'ospedale al Policlinico e niente, poi mi avevi consigliato la protesi, insomma, però alla fine non mi sono vergognato e basta. Poi nel frattempo, con gli anni, insomma, sono peggiorato, il dolore, quello, il diabete, tutto e di più, e mi sono rivolto a dottori, insomma, da Roma, e ho preso il Cialis, il Viagra, chi mi dava una cosa, una roba di soldi allucinante. Poi addirittura mi hanno dato pure un liquido da farmi le punture, che è durato poco, lì per lì, però dopo, alla fine, mi ha portato proprio che è un deficit proprio totale di tutto quanto, le cose. Mi hanno proposto protesi a soldi, a cose allucinanti. E insomma, alla fine mo faccio anche la dialisi e mi sono un po' peggiorato. Alla fine ho preso coraggio, ho telefonato al dottor Antonini, che già l'avevo conosciuto, poi l'ho visto su YouTube che faceva interventi in tutto il mondo, e meglio di lui, e allora sono venuto qua da lui con un po' di vergogna, però ci sono venuto. Adesso mi sta a fare un po' sbloccare un po' tutto e spero che mi aiuta veramente la vita, perché sono rovinato, non sto bene, cerco di andare avanti giorno per giorno e spero di risolvere questo problema che mi tartassa da anni. Ecco qua. Assolutamente. Allora, due cose importanti. Tante volte io vedo il paziente, come ho visto te, con una diagnosi chiara, lampante. Diciamo, il paziente, per esempio, che ci ha avuto un tumore alla prostata, deficit erettile, dopo tumore alla prostata, non dico che è impossibile, ma poco ci manca che il paziente possa riavere di nuovo un'attività sessuale. Io do subito l'indicazione, perché so che l'indicazione è quella. Come a te 10 anni fa ti ho dato l'indicazione, perché c'avevi il diabete, i problemi vascolari, problemi di insufficienza renale che iniziavano. Il problema vero è che quando uno è troppo diretto, tante volte spaventa. Uno però nemmeno l'accetta una cosa del genere, è non chiaro, capisce. È chiaro. L'ignoranza è tanta pure. Però le testimonianze, sì, queste cose che noi facciamo, servono soprattutto per dare un messaggio, sì, ai pazienti come te, perché i 10 anni di vita che tu hai perso, sì, chi te li dà? Nessuno. Sono 10 anni che hai perso, magari 10 anni fa, avevi risolto e se facevi 10 anni alla grande, però io credo molto nel destino. Ma la cosa più che mi ha dato fastidio sono i dottori, no? Che mi hanno preso in giro, questo qua. Questo, soldi, soprassoldi. Senti, non... allora, tante volte sono i pazienti, credimi, questo, sì, te lo dico nella, sì, mia, sì, esperienza, che un pochino si vogliono sentire presi in giro. Beh, cioè, sì, perché tu rifiuti la soluzione, sì, perché, sì, la soluzione c'era, sì, sì, 10 anni, sì, fa, come c'è adesso, però lì non l'accettavi, quindi sei entrato in un, sì, meccanismo dove tu cercavi un'alternativa. È normale che se uno ti dice no, non la devi fare, fai questo, tu, pur di non andare in sala operatoria, sei disposto a fare tutto quanto. Quindi il messaggio deve essere: se l'indicazione è assoluta o quasi, è inutile aspettare, anche perché il pene si accorcia, in questi 10 anni si è accorciato. La tua qualità di vita, anzi, sei fortunato che c'hai una moglie che ti è stata vicino, sì, che ti è stato vicino, perché tanti perdono anche il rapporto, sì, di coppia. In 10 anni la moglie se ne va. Quindi vanno messe sul piatto della bilancia tante considerazioni. È ovvio che andare in sala operatoria è difficile, è una scelta che uno fa importante. Io sono il primo che penserei 1000 volte a andare in sala operatoria a farmi mettere le mani addosso, soprattutto in una parte così importante e delicata. Però se la soluzione è quella, che dobbiamo fare? Niente. Ci giri intorno? No. Bene.
Va bene. Adesso sono molto deciso e non vedo l'ora di parlare. Assolutamente. Poi rischi, basta. No, i rischi nelle mani giuste sono limitati. Noi facciamo solo questo, io faccio solo questo e cerco di farlo al massimo, anche perché tu sei un paziente giovane, ti devo dare risultato e soprattutto sei un paziente difficile perché sei diabetico e quindi a rischio infezione, sei dializzato e quindi anche lì sei immunodepresso a rischio infezioni. Però abbiamo la competenza e la capacità di fare questa cosa fatta in un modo di alto livello. Concludendo, dai un consiglio a un uomo su per giù, non di 55 come te, ma di 45 che c'hai problemi tuoi. Che deve correre dalla persona giusta e se deve sbrigare. Non deve perdere tempo, dare retta a nessuno, pasticche, non pasticche. Se deve far visitare da uno che ne capisce, è onesto. Che ti dia il consiglio più giusto da fare. Quando vede che ci girano attorno medicine, quello, quell'altro, perdi del tempo, vai via, scappa via e rivolgiti a altre persone, tipo Antonini, Gabriele. Vabbè. Appunto. Questa fa la pubblicità. Sì. Vabbè, ok. L'ho provato di tutti io. Bene, allora, a breve andremo in sala operatoria, speriamo che ritornerai qui a testimoniare la tua soddisfazione dopo l'impianto. Invito tutti quanti a mandare le vostre domande all'indirizzo email in sovraimpressione. Salutiamo Giancarlo, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie. E ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.